26 aprile 1945 ai presidi della Legione Tagliamento, che sono anche in Bergamasca, nel Bresciano, come in tutti quegli altri che erano nel nord Italia, arriva via radio sostanzialmente la comunicazione che sta finendo tutto, che a Milano ormai stanno per entrare i partigiani, che il clima ormai di sconfitta. Quelli che interessano a noi sono una cinquantina circa di giovani che sono al passo della Presolana e sovraintendevano più che altro ai lavori che appena sotto il passo, andando verso tra il passo e Castione e Bracco, più o meno dove c'è l'albergo Grotta, i tedeschi volevano costruire una linea difensiva che partiva da molto lontano. Doveva essere, per la mentalità, dalla logica dei tedeschi, l'ultima linea. Poi erano scavi, erano bunker che venivano realizzati, avvallamenti, insomma, per impedire il passaggio nel caso gli alleati arrivassero fino lì e per permettere ai tedeschi di poter scappare, diciamo, verso i territori che gli erano più, quindi verso Alto Adige. Questi fascisti, questi ragazzi giovani della Tagliamento sono lì, svolgono intanto però anche azioni antipartigiane, non stanno lì solo a vedere gli operai e copiano una serie di operazioni di ordine pubblico, definiamole, insomma, contro i partigiani. Quando il loro comandante, il tenente Panzanelli, capisce che ormai è finita, sta finendo, non ci sono più speranze, parla ai suoi uomini e decidono, dopo una discussione piuttosto vivace, cosa che questo non viene mai detto, perché sembra che tutto venga deciso in modo molto uniforme, invece non ci sono delle differenze notevoli, decidono di scendere verso direzione Clusone, dal passo della Presolana, perché hanno un'ultima speranza, che è quella di riuscire a Clusone a prendere il treno e raggiungere Bergamo, raggiungere il capoluogo, dove pensano che altri gruppi provenienti da diverse zone della provincia possano confluire. Scendono verso, come vi dicevo, in direzione Clusone e a Rovetta vengono fermati. È nato un piccolo, chiamiamolo CLN, un comitato di liberazione nazionale di locale. Di questo CLN fanno parte il parroco Don Bravi, il maggiore Pacifico, che era un maggiore della sussistenza sfollato a Rovetta, e altri, il comandante Mac e altri personaggi del paese. Costoro fermano sostanzialmente questo plotone, questo gruppo di uomini, e gli dice di arrendersi, che sostanzialmente è finito tutto, siamo intanto arrivati appunto al 26 verso sera. Si arrendono, consegnano le armi a CLN e vengono portati nelle scuole elementari di Rovetta. Attenzione che non è come poi tutti hanno raccontato, che da lì alla fucilazione non succede nulla, non è vero. Non succede, per esempio, che alcuni gruppi partigiani nella zona vadano verso le scuole e raggiungono le scuole di Rovetta, gliela vogliono far pagare a questi qui, poche parole, ecco, voi dovete sempre... Voi e chi studia quel periodo deve sempre pensare a che giorni erano. Erano giorni terribili perché dopo una guerra che era durata, una guerra civile che era durata una ventina di mesi, si erano accumulati rancori, odi, voglie di vendette,
si dirigono questi gruppi verso le scuole e allora i rappresentanti del CLN, temendo che in un certo momento potessero, come dire, sopravanzare la misera guardia che avevano messo, tanto questi ormai non erano più armati, decidono di trasferirli in una cascina non molto distante dall'abitato, in modo di poterli meglio controllare nello stesso tempo, però la vera ragione è di poterli meglio garantire l'incolumità. Passano lì la notte, quindi è la notte fra il 26 e il 27, e siamo arrivati alla mattina successiva. Loro sono nelle scuole di Rovetta, sono stati riportati nelle scuole di Rovetta, e a questo punto la loro sorte è in un certo senso segnata, perché si sono arresi al Comitato di Liberazione Nazionale, che gli ha dato anche la garanzia dell'incolumità, che è stato il motivo per cui loro hanno consegnato le armi, loro, i militi da battagliamento, hanno consegnato le armi, ma all'interno, ancora una volta, dei partigiani non c'è una uniformità di idee e di progetti nei confronti, se così possiamo dire, di questi qua. Ci sono quelli che sono per una soluzione rapida e cruenta, ci sono quelli invece che sono per una soluzione, li teniamo qui un paio di giorni e poi, quando tutto si è normalizzato, li consegniamo agli alleati e alle istituzioni che intanto in città prendono in mano queste situazioni, oppure quelli che ancora più forse, come dire, portati al perdono e all'immediata conciliazione, dicono: e vabbè, li lasceremo andare, e ognuno di loro si arrangi poi un po' a fare quello che riesce. Prevale la teoria, invece, la tesi che bisogna intervenire in modo duro nei loro confronti. Prevale per una ragione sostanziale. Insieme ai partigiani, dagli inizi di aprile del 45, è presente un gruppo di uomini dei servizi segreti inglesi, comandati nella zona di cui stiamo parlando, da un capitano dell'esercito inglese, però di nazionalità italiana, il famoso Moicano. Era un istriano, il suo nome era Paolo Poduglie, che aveva avuto una vita avventurosissima, quest'uomo, ma dovremmo dire una vita tutta all'insegna dell'antifascismo, tutta schierato da quella parte. Il Moicano invece è stato paracadutato lì con un radiotelegrafista, lui è un radiotelegrafista, e il suo è moltissimo materiale bellico, e il suo compito è quello di organizzare una squadra di uomini partigiani, e infatti ci sono alcune belle fotografie di questa squadretta con lui, organizzarli per insegnargli sostanzialmente, perché questi non lo sapevano fare, l'uso e il funzionamento degli esplosivi. La ragione di tutto questo è che gli inglesi, i servizi segreti inglesi, anche gli americani, ma soprattutto gli inglesi, avevano la preoccupazione di bloccare l'eventuale fuga di Mussolini e dei gerarchi fascisti da Milano, e quindi il Moicano che arriva ha il compito di attrezzare con gli esplosivi punti particolari di questa strada, di modo che se da lì si fossero mosse, fossero partite colonne per portare via questa gente, far saltare un ponte o interrompere la strada in un certo punto voleva dire interrompere per esempio la colonna. Il Moicano, questo Paolo Poduglie, è anche il più alto in grado nella zona, è quello che può prendere la decisione, non è un
un agente che non ha peso e non ha, deve fare il suo lavoro, no, lui è anche il comandante militare sostanzialmente della zona. Infatti il Moicano prenderà la sua decisione rispetto a quelli che sono nelle scuole di Rovento, e la sua decisione sarà quella di fucilare. Dico queste cose perché io sono stato l'unico che ha, dopo tantissimi anni, trovato il Moicano. Lui mi ha raccontato tutta la vicenda di Rovetta e mi ha raccontato anche che fu lui a decidere la fucilazione di questi militi. La fucilazione avviene un po' prima, tra le 10 e mezzogiorno del 28 mattina. I morti sono 43, se ne salvano 3. Tre giovani vengono tolti dal lotto, diciamo, per l'età troppo, estremamente giovanile, 15-16 anni. Rovetta, ecco, per noi è un fatto molto importante perché è avvenuto nella nostra provincia, perché poi il fatto in sé è grosso, insomma, sono 43 morti, le modalità che ho cercato di riassumervi. Però nello scenario complessivo della guerra, è, diciamocelo onestamente, non senza cinismo, ma è ben poca cosa.